Para
sono quasi disabituato a parlare in pubblico, perché per due mesi questo Consiglio Comunale non è stato convocato. La maggioranza ha continuato a scappare dal Consiglio Comunale. Avevamo un Consiglio convocato il 9 febbraio, non si è svolto per i mesi del sindaco, ne avevamo uno convocato per il 16 di febbraio, non si è presentata l'intera maggioranza. Mi dite voi veramente dove vogliamo andare? Stiamo facendo una bruttissima figura, ma la stiamo facendo tutti quanti, la stiamo facendo. È un sentimento di risentimento che provate nei miei confronti, perché non sono in grado di spingervi, di sfrodarvi finalmente a realizzare qualcosa. Voi avete la vostra visione politica, noi abbiamo la nostra. Con le nostre interrogazioni, con le nostre proposte abbiamo tentato di farvi risalire, di dire guardate, voi state sbagliando nei vostri atti, ve l'abbiamo comunicato, vi abbiamo dato le alternative. Non ci volete sentire, benissimo, ma almeno andate avanti con il vostro progetto, se ce l'avete. Finora il vostro progetto è nulla, è veramente nulla. Guardiamoci negli occhi, cosa abbiamo realizzato? Guardate, veramente, io ho anche fatto la materia per poter raccontare, per potervi stronare, perché qua gli atti importanti per questa amministrazione sappiamo quali sono, sono il PUC, sono il piano casa, sono la risoluzione della questione persone ambiente, guardate, è una cosa spaventosa. Noi abbiamo in questo consiglio di amministrazione che non si sa più, si insegna, non si insegna, abbiamo nominato delle persone che hanno rifiutato, ma delle persone che erano dei prestatori, dei tappabuchi, erano delle persone semplicemente perché dovevamo aspettare la situazione politica come si evolveva. Intanto la società di dovrebbe gestire la raccolta dei rifiuti non funziona, è deficitario, ha debiti su debiti, ha un contenzioso con un comune spaventoso. E noi come vogliamo risolvere? Nel frattempo il terreno Monti ci dice pure che dobbiamo metterla sul mercato. Ma chi vogliamo mettere sul mercato? Ma cosa vogliamo mettere sul mercato? Per favore, cioè, recuperiamo serietà e dignità. Poi serietà e dignità la voce. Stiamo facendo funzionare le commissioni, ma questa è una cosa veramente, mi sento come voce di uno che urla nel deserto. Ne parlerò a Iosa, perché è una cosa che mi sta molto a cuore. Facciamo commissione su commissione, poi il Consiglio Comunale non portiamo nessun altro. Sono tutti i soldi sprecati. Poi c'è qualcuno che continua a insistere a convocare le commissioni nelle ore di lavoro per sfruttare i permessi lavorativi, e questo è un altro grande, grave problema. Poi ne discuteremo magari in qualche riunione accorata, sperando che anche il Presidente del Consiglio prenda la provvedimento, cercando di evitare che queste riunioni si svolgano sempre ai soliti orari, per permettere a chi ha un posto fisso, il tanto agognato posto fisso, di usufruire di questi permessi di lavoro. Oggi il mio intervento è semplicemente uno sprone, un pungolo. Quello che dice il Partito Democratico attraverso i suoi consiglieri, poi discutere su chi è il Partito Democratico sarebbe veramente una questione di difficile soluzione, veramente, ti mette anche in imbarazzo parlare. Per il momento abbiamo un gruppo di quattro consiglieri che non ci riconoscono più negli assessori. Quindi, come volete rilanciare questa giunta se non avete la rispondenza dell'esecutivo in consiglio comunale? Cioè, da dove vogliamo partire per poter rilanciare questa giunta? Fatevi capire. Se i vostri consigli, la giunta è composta di persone che poi non si rispettano nella maggioranza politica, si avrà sempre la crisi, non potremo mai superarla questa crisi, non ci sarà mai soluzione e la città resterà immobile, agonizzante, perché noi siamo agonizzanti, abbiamo dei problemi insoluti da, voglio essere buono, da una ventina d'anni a questa parte, voglio essere veramente buono, forse anche qualcosa in più, ma sicuramente qualcosa in più. Veniteci a portare i vostri, noi le nostre proposte ve le abbiamo fatte, ci
questa crisi. Con i 10 minuti di pausa, in 8 mesi, che abbiamo fatto? 10 minuti di pausa vi sono serviti per attivare le vostre dirigenze, per trovare nuovamente un bando della patata, una progettualità che a questa città serve, disperatamente serve. Serve recuperare quello che è il senso della politica. La politica fa progetti, l'esecutivo li mette in campo e li realizza. Oggi noi non abbiamo né il progetto condiviso, né l'esecutivo che lo mette in campo. Questo alcuni di noi no, spero. Ha ragionissima Presidente, e mi avvio alle conclusioni per non essere tedioso nei confronti sia del Consiglio Comunale sia del Consiglio. Oggi noi vorremmo sapere veramente se questa città gode ancora di un governo, gode ancora di una maggioranza. Vogliamo invitare questa, speriamo di trovare maggioranza, perché ripeto, la speranza di tutti quanti i consiglieri, anche di opposizione, è quello che questa città ci sia un governo. Il governo è stato eletto democraticamente, il governo deve governarsi, ne ha l'obbligo di governare, e nel momento in cui non adempia ai suoi obblighi, che il governo vada a casa, perché può darsi che andando a casa ritrovi una maggioranza ancora più coesa, ancora più ampia, se veramente crede nell'attenzione dei cittadini. Se non siete in grado oggi il Consiglio Comunale di trovare questa maggioranza, di andare avanti e portare avanti le vostre idee, che per voi sono sbagliate, ma per voi non sono essere giustissime, portatele avanti, cercate di realizzarle, e se non avete un per realizzato, l'unica soluzione purtroppo, purtroppo per la nostra città è quella di andare a casa, perché in questa situazione non si può continuare. È silente, è silente. Il dito della piaga si va a indagare sugli atti sbagliati, questa amministrazione salta da presente, come ha dimostrato anche quest'ultima questione con la giornalista Nolasco, che ci dà la perfetta visione di quella che è questa maggioranza, una maggioranza che non accetta critiche, una maggioranza che non sa dialogare, una maggioranza che non ha nemmeno la comprensione nei confronti di una persona che svolge il proprio lavoro. È una cosa grave. È una cosa grave che va stigmatizzata sicuramente. Allora, a questo punto, decidete qual è il percorso migliore che potete fare. Decidete in tempi brevi, brevissimi. Oggi veniteci a portare le soluzioni. Noi le nostre le abbiamo presentate, le abbiamo proposte e continueremo a farlo. Abbiamo il nostro progetto sul buco e non è sicuramente il vostro. Abbiamo la nostra intenzione di approvazione del Fioro. Guardate, dopo questo dibattito politico, sperando che si trovino le convergenze, noi abbiamo da affrontare un dibattito importantissimo, quello sul Fioro. Ed è fondamentale che l'amministrazione ci tenga a relazionare su come sono stati redatti i progetti, sul motivo per cui un progetto così importante, decisivo per la città, non sia stata ancora firmata la convenzione con la regione. Ci sono i comuni dell'Interland di Napoli, a Fragola presenta un progetto faraonico, in cui non siamo ancora in grado di presentare il nostro progetto alla regione. Noi rischiamo ancora una volta di perdere soldi, risorse e possibilità di sviluppo. Questo perché l'amministrazione non va avanti, o perché ha intrapreso un progetto sbagliato, un'idea sbagliata. Questo è tutto da verificare. Attualmente il Comune di Casoria non ha approvato ancora la convenzione e rischia di perdere questi fondi. Guarda, sono l'ultima spiaggia, veramente l'ultima spiaggia. Dopo di questo c'è nulla, c'è la morte della nostra città. Quindi mettetevi, inventiamoci, perché noi vi daremo la mano giusta che deve essere data da una posizione critica, responsabile, che ha ben presente quali sono stati gli impegni presi con i nostri elettori, ma con tutta la cittadinanza, in toto. Noi sappiamo che cosa vogliamo fare di questa città, voi lo sapete, lo speriamo. Grazie. Grazie a voi.